Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vi propongo quelli che per me sono i 10 prodotti di IKEA migliori in assoluto per quanto riguarda l'organizzazione. Partiamo con i cestini della serie Pleha. Ne ho utilizzati un paio per organizzare il sottolavello, vi lascio il link del video qui in descrizione. Sono davvero comodissimi perché hanno dei separatori che possono essere posizionati a proprio piacimento. Per questo si adattano facilmente per l'organizzazione, non solo dei prodotti per la pulizia, ma anche in bagno, cucina, cancelleria, eccetera. Si possono trovare in tre diverse versioni. Rimanendo sullo stesso materiale, quindi il metallo, abbiamo dei cestini della serie Risatrop. In questo caso ne ho presi tre per organizzare la mia lavanderia barra sgabuzzino. Hanno anche un manico, sono utili come portafrutta o come nel mio caso per organizzare corde, fili e materiale creativo vario, volendo anche per gli accessori dell'aspirapolvere. Questo contenitore ve l'ho già mostrato in diversi video perché è davvero ottimo sia per l'ufficio ma soprattutto per la cucina. Io uso per la dispensa il contenitore e il coperchio invece lo utilizzo come vassoio per olio, aceto, eccetera. La serie IKEA 365 Plus. Qui includiamo sia i barattoli che i contenitori per alimenti, che sono ottimi per la conservazione dei cibi freschi, essendo ermetici e soprattutto in vetro. La serie Scab, in questo caso troviamo diversi organizer da armadio, io li uso solitamente per organizzare calzini e intimo e si possono trovare anche in questo caso di diverse dimensioni e versioni. Carrellino Vesken l'ho inserito perché è davvero comodissimo. Il mio non l'ho preso da IKEA perché non l'ho mai trovato qua in negozio, ma ne ho uno praticamente identico preso anni fa e ve lo voglio comunque segnalare perché è utilissimo se volete ottimizzare lo spazio. Nel mio caso lo utilizzo per la lavanderia, occupa veramente poco spazio ed è molto versatile. Tornando alla serie Scab, ultimamente ho riscoperto la comodità di queste scatole per le scarpe. Ho due scarpiere, ma non mi stanno tutte le scarpe e quindi ne ho ricavata un'altra all'interno di questo armadio che utilizzo solo per giacche e borse. Sono molto capienti e pratiche. Passiamo poi a questa rastrelliera, che può diventare una scarpiera per chi ha poco spazio ed è una soluzione molto comoda ed economica. Io la utilizzo per organizzare proprio i contenitori Scab che vi ho mostrato prima. Per concludere con questa serie, questi organizer da armadio sono comodissimi sia per ritirare i capi invernali che per le coperte, copricuscini e varie. Sono molto basse, perciò si possono comodamente riporre nella parte alta dell'armadio o sotto il letto. La serie Variera è una delle mie serie preferite per l'organizzazione, soprattutto in cucina. Le ho messe ultime non per importanza, ma perché ve ne ho veramente parlato tantissimo in altri video. Questi contenitori con i manici sono davvero comodi in dispensa, soprattutto per sfruttarne la profondità. E ora sono curiosa di sapere quali sono i vostri prodotti preferiti, che magari non ho ancora nominato, o quali tra questi conoscete ed usate. Noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao!